Ci spostiamo a Umbria Libri per un'iniziativa che ha toccato temi come l'Islam, la sicurezza e il terrorismo. Allora, vediamo com'è la situazione nella nostra regione. Non un monolite, ma una realtà variegata, complessa. È il tema del libro Galassia Islam, presentato a Umbria Libri da Sandro Menichelli, alto funzionario di polizia, esperto di prevenzione e contrasto ai fenomeni di terrorismo di matrice islamica. Anche in Umbria la situazione è costantemente monitorata. Abbiamo un'attenzione altissima su questo fenomeno, utilizzando tutti gli strumenti che la normativa ci mette a disposizione, sia sul piano preventivo che sul piano repressivo. Chiaramente anche qui, ecco, per dare un dato, negli ultimi 2 anni sono stati emessi 4 provvedimenti di espulsione firmati dal ministro. La situazione è analoga su tutto il territorio nazionale. Più che un Islam che possa permetterci di dirci che l'allarme è sopito, è semplicemente controllato. Menichelli conosce profondamente questo mondo, tanto che ha contribuito a scrivere le direttive europee in tema di sicurezza. Sono tanti Islam quante sono le comunità che vivono in un paese. La necessità di coniugare una risposta che abbia qualche possibilità di successo nel confronto, non necessariamente militare, ma nel confronto dialettico con queste realtà, passa per 2 elementi: la conoscenza di queste realtà e, secondo, uno sforzo che si riduca non a una mera azione di polizia o panprocessualistica, cioè pensare che si possa ridurre tutto con i processi, arrestando persone, condannandole, ma deve essere una risposta coniugata a livello di società.